Buongiorno amici del canale. Ciao. Giornatina fredda, eh? Sono un po' arrabbiata. Ecco, Pina si fa sentire. Oggi è il classico lunedì dove o si fa qualcosa di stupendo e si stravolge un mobile, altrimenti tra freddo, buio e tutto il resto, un po' così. Quindi, vedete queste brutte forme, austere, squadrato, le borchie. Cosa devo combinare qua per salvarlo? Di tutto. Metteremo dei fregi e lo renderemo super romantico. Ecco, questo è proprio uno di quei restyling dove voi non ci crederete mai, ma uscirà fuori un qualcosa di super romantico. Quindi partiamo, ma prima bisogna sistemare i piedi, perché purtroppo trascinandolo me li hanno rotti. Quindi una buona colla, la Mastro Dasha, e si inizia incollando la base. Partiamo. Piedini in realtà erano ottone con un bel perno in ferro, vedete, si potevano anche regolare, quindi alzare e abbassare, però purtroppo sono stati montati su una struttura che era intrucciolato e sono stati ovviamente sradicati tirando il legno. Adesso noi li rimettiamo e con due pezzi di legno e una morsa li mettiamo proprio in base, in forma. È importante lasciarlo asciugare bene. Ricordate che questa è una colla molto buona e che asciugando gonfia, quindi in realtà andrà a riempire tutte le fessure e andrà a creare una camera perfettamente incollante per il nostro perno, ok? Quindi non vi preoccupate. Non vi preoccupate se asciugando esce, anzi sarà quasi scontato che esca fuori. Emma, per favore, poi prendiamo un pennellino e togliamo via la colla finché è ancora morbida. Okay. Possiamo mettere anche un goccino di colla qua fuori in modo che aiuti a sigillare la parte esterna. Come vedete io mi sono messa i guanti, metteteli anche voi perché è una colla veramente molto molto forte, molto dura. E quindi anche per quanto riguarda le mani è meglio. Controllate, mi raccomando, che il piedino sia perfettamente dritto quando lo mettete in bolla, perché altrimenti se poi è storto guai. Quindi controllate che sia bello dritto, mettete la plastica davanti e dietro in modo che non si attacchi poi il legno. Dopo dietro non serve, ok? Mettiamo un bel legnetto qui e qui. Tienimi pure i legni e io faccio pressione. Uno di qua e uno di qua. Questo per non rompere il mobile. Tieni. Vado. Noi schiacciamo veramente tanto in modo che il legno sia perfettamente compresso. Ora lo facciamo anche sull'altro piedino, ma prima prendiamo un pennellino con un po' d'acqua e togliamo via l'eccesso di colla. Il nostro lavoro di remise in forme è durato più del dovuto, forse. Abbiamo stuccato un piccolo lembo con lo stucco bicomponente, abbiamo rimesso le nostre gambine sui loro piedi, tolto le morse. È passato un po' di tempo, quindi è tutto quanto perfetto, pronti per partire con la base. Perché dico base? Perché oggi utilizzerò il rocher materico con l'aggiunta di polvere Magic Star per fare una base che poi ovviamente verrà coperta con un altro colore. Perché? Perché voglio togliere questo lucido e voglio togliere la base, diciamo, estremamente moderna di questo mobile, e lo voglio fare con la nostra classica tecnica di utilizzare la polvere materica per coprire le superfici. Allora, adesso metto 3 cucchiaioni belli pieni, 5 se non sono troppo pieni, e poi, come sempre, colore a sentimento. Sappiate che dovete creare voi la densità che vi piace, quindi se lo volete un po' più liquido ne mettete un po' di più di colore, se lo volete un po' più solido ne mettete un po' di meno, e io utilizzo sempre il pennello come cucchiaio per girare, perché sapete che perlomeno trovo tutto quanto omogeneo, anche il fondo, grattando bene con le setole il fondo della mia ciotola. Ne devo ancora mettere, perché comunque il mobile non è piccolo. Ecco qua, ne avrò messi circa 200 grammi.
giro e poi col mio pennellone King inizio a creare la base materica. Come sempre ricordate che siete voi a decidere che tipo di matricità stendere. Se volete lo potete semplicemente utilizzare in modo liscio, vellutato, solo avendo delle pennellate lisce, oppure potete picchiettare, oppure potete fare la classica pennellata raffazzonata. Diciamo che in base alla matricità che darete adesso si individuerà poi lo stile del mobile, quindi mi raccomando, cercate di capire bene quello che vi piace. So che oggi siete scettici al massimo, anche qui regna lo scetticismo in questa stanza, però vi assicuro che diventerà super 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 romantico. Parto con due fregi bellissimi, un po' grandi lo so, però secondo me stanno bene e Solly già mi appoggerebbe. Codice VUB1322-4, c'è anche più piccolino, però io voglio esagerare oggi, il più grande uso. Lo metto qua per impreziosire la gambetta e deve appoggiare leggermente così, e ovviamente il gemello dall'altra parte. Il fregio è molto grande e come al solito sì, lo farò aderire alla superficie utilizzando la colla vinilica per legno e il phon termico, ma oggi metterò anche due chiodini. Questo perché? Perché non voglio rischiare che per un aggrappaggio un po' veloce poi si stacchi. Sapete che si mette la colla, col pennellino si stende in modo che sia abbastanza uniforme, ok? Poi è vero che comunque la presa è veramente assurda, eh? Una volta che il fregio fa grip non si stacca più. Vi dico sempre che io ho quelle panchine fuori nel parco all'esterno dove ho messo dei fregi 2 anni fa, forse anche 3 anni fa, e sono perfette, hanno preso acqua, vento, sole, pioggia, non si sono mai staccati. Quindi mi raccomando, l'importante è far bene il lavoro quando si fanno aderire. Allora, lo adagio qua, mi metto qua, ok, lo vorrei abbastanza dritto e appoggiato alla base, così, me lo tieni fermo Emma, grazie. Io prendo la mia pistola, sparo così, metto 2 chiodini. Sei andata troppo avanti? Ok, forse lì è perfetto. Ricordate sempre che dovremmo cercare di far aderire il fregio senza far vedere troppo questa cosa dei chiodini. Io uso questa pistola perché il foro d'ingresso è talmente piccolo che poi non si vede e non si muove più. Ah, guardate qui, il mio bel fregio praticamente è incollato per sempre. Ecco qua, qui siamo a posto, qua siamo a posto, qua siamo a posto. Senti Emma, mentre io faccio la stessa cosa di là, mi togli la colla nei bordi? Sì. Ok. Mi basterà un pennellino, un po' di acqua. E come vedete la colla si toglie senza problemi. Deve aderire bene il fregio, quindi ora che Emma ha tolto l'eccesso di colla, poi con il phon termico scaldiamo bene il fregio, vero Emma? Sì. E lo schiacciamo ancora bene, in modo che non ci siano nessun tipo di distacco intorno al fregio. Dentro lo scetticismo aumenta, però non importa, tengo fede alla mia idea e metterò un fregio anche al lato che ha un fiore centrale. Perché il fiore? Non lo sapete ancora il perché, ma vi dimostrerò che con un piccolo tocco sarà veramente bucolico. Adesso individui tu il centro giusto, Emma, perfetto, un po' di colla e anche qua definiamo il fregio laterale. Ventiquattro il centro giusto. Perfetto. E dall'altezza secondo te quanto vado? Facciamo 10. Ok. Qua? Più o meno? Sì. Oppala, qui. Cerchiamo di metterlo dritto anche a destra e a sinistra. Mi passa anche la pistola. Sì.
è un po' storto. Misuramelo per favore, destra e sinistra, così siamo sicuri di non aver tutto storto. Qua siamo a 9, e di là? 9 centrale, dobbiamo quasi esserci un pelino così, che dici? Sì. Allora lo blocco definitivamente una volta qua e una volta qua. Perfetto, puliamo, scaldiamo. I fregi sono tutti quanti belli asciutti e al loro posto. Giro ancora un attimino Magic Star con Rocher, la soluzione fatta pochi minuti fa, e voilà, la densità è perfetta. Io utilizzerò questo tipo di stesura, però vi ripeto, voi fate come vi piace, picchiettato, striature, come volete. Io farò una cosa molto lavorata, la classica pennellata raffazzonata per due mani, perché probabilmente di Rocher ne stenderò due mani, a coprire tutta la superficie. Parto con i lati. Grazie. Utilizziamo il pennello King perché è perfetto per fare una bella stesura materica. E quindi prima stendo in questo modo e poi do matericità, così. E continuo. Devo coprire tutta la superficie. Seconda mano di Rocher materica su tutta la struttura. Cambio pennello, io questa volta uso un Elizabeth per avere una picchiettatura più piccola. Emma usa un pennello da 50-60 per farvi anche vedere la differenza no? di spatolatura, di picchiettatura, di come viene. Quindi, mi raccomando, anche se avete avanzato colore con Magic Star da prima, girate sempre bene col pennello così lo addensate perché potrebbe un po' dividersi. Inglobate bene il colore e poi partite. Io ora picchietto e allargo, potete anche prima stendere un po' il colore come sto facendo io in questo modo, in modo da sfruttarlo al meglio e poi picchiettare. Picchietto perché voglio ottenere il massimo della matericità, quindi avendo una base con una pennellata molto raffazzonata e ora avendo una picchiettatura ottengo proprio una superficie molto molto materica e disomogenea e questo mi aiuterà tantissimo nel risultato finale. Lo stendo dappertutto, su tutto il mobile e faccio asciugare bene bene bene. Guardate, se tornate indietro dove avete appena steso e state andando ad asciugare, potete anche ripassare. Succederà che aumenterete ancora di più la matericità, vedete? Con una picchiettatura molto fine. Quindi può essere anche interessante lavorare con magari il calore, col phon, asciugate. Nel frattempo più asciuga, più diventa materico. Guardate, in alcuni punti si intravede la pennellata sottostante. In altri punti si intravede semplicemente la mia picchiettatura e questo fa sì che la matricità della base sia ancora più bella, più autentica. Abbiamo iniziato la trasformazione per farlo diventare super super romantico e ovviamente il colore per antonomasia del romanticismo Magic Paint è Vintage Rose. Usiamo entrambe, il pennello architetto anche tu ce l'hai? No, io ho preso un 50. Ti trovi meglio con quello? Sì. Va bene così, non dico nulla. Iniziamo a stendere una mano di colore puro dappertutto, basterà solo una perché c'è una superficie già bella, colorata, chiara e materica, però pura, mi raccomando. Ah, stanno benissimo vicine queste due tonalità.
Rocher e Vintage Rose sono veramente bellissimi insieme. Eccezionale. Sembra un forziere che contiene antichi pizzi. Bellissimo. Copre benissimo e sì, confermo, una mano basta. Stendo un velo veramente sottile perché non voglio assolutamente togliere la matericità che c'è sotto, quindi anche se stendo la vernice pura, appunto non addizionata con polvere materica, si vede sempre la matericità perché la stendo veramente veramente sottile, è un velo. Facciamo un effetto semi moderno colorando col vintage rose fino a qui, invece l'interno della scocca la lasciamo color legno. Abbiamo messo il mobile coricato in orizzontale perché è arrivato il momento di decorare con questo stencil bellissimo. Emma l'ha chiamato giardino bucolico. Perché? Cosa ti rappresenta? Sembra un po' lo stile romanticismo, un po' bucolico, un po' di qualche serra. Di quelle serie francesi. Bellissimo. Quindi abbiamo deciso di definire l'altezza. Abbiamo la fortuna che la parte superiore di questo mobile, che sembra una cassapanca, è dritta e può scendere verso il basso. Quindi abbiamo deciso di utilizzare la parte alta. Ma è uno stencil molto intelligente perché può essere utilizzato dall'alto verso il basso a cadenza oppure dal basso verso l'alto con questa specie di vaso ripieno, bellissimo, di fiori. Quindi, motivo per cui il fregio laterale l'ho scelto con i fiori è questo. Prima di proseguire con l'anticatura e con il resto del restyling, facciamo gli stencil che siano continuativi su tutto il perimetro del nostro mobile, molto, molto precise, mi raccomando, Mettiamo lo scotch, cerchiamo di seguire appunto le forme, ma non è assolutamente difficile, con questo bordo a vivo, ed ecco qua. Usiamo il cotton con bianco caldo e due tamponcini per stencil, semplicissimi. Scarichiamo l'eccesso di colore su questa piastrellina di legno, utilissima per tante cose, ma soprattutto per questo, e via, partiamo con la decorazione. Cercate sempre di scaricare bene il tamponcino in modo che non coli sotto lo stencil, mi raccomando. E in questo caso, quando utilizzate la vernice, cercate di avere lo stencil con il taglio, se passate il dito sentite che c'è un po' di scalino, un po' di taglio, sotto, non sopra. Così siete ancora più precisi. Se avete piacere di utilizzare un'altra tecnica col tamponcino, potete anche prendere il tamponcino da stencil, scaricarlo leggermente prima così battendo e poi accarezzare la superficie in questo modo. Però funziona solo se avete un tamponcino molto molto scarico. Mi raccomando, attenzione, perché se lo usate con ancora un po' di vernice all'interno, cola sotto. Questo lascia un passaggio sullo stencil un pochettino più leggero, vellutato, ma molto molto elegante. Io prima scarico un pochettino e poi lo massaggio. Guardiamo se siamo state precise. Tanto poi c'è il decapè. Certo. Però vai tu. Vado. Bellissima, un effetto molto molto elegante, una serra francese. Senti, asciugo leggermente qua con il phon, okay. Lo riposizioniamo. Per fare lo stencil in modo continuativo dovete riposizionare questo triangolino superiore. So che a volte possono sembrare cose semplici, però vi aiuta tantissimo. Lo riposizionate, cercate proprio di essere precisi e ovviamente seguite anche la griglia.
Ci saranno dei punti in cui, come vedete, ci sarà l'altro, ma è normale perché viene sovrapposto per creare una continuità. Ricordate anche che si può sempre prendere poi un pennellino piccolino piccolino se avete sbavato o se non siete stati troppo precisi per andare a ritoccare. Non si vedrà dopo. Continuiamo, Emma? Sì. Ok. Allora, ci dividiamo, magari io faccio una parte e tu l'altra, così non ci scontriamo. Ok. Io parto di qua. Vedete, tranquillamente vado a sovrappormi allo stencil di prima, picchiettando, e in questo modo li unirò. E il triangolino mi aiuta tantissimo nella continuazione precisa. Se volete un qualche cosa di molto romantico, questo stencil fa per voi. Immaginatevelo anche a parete o su un armadio molto grande, bellissimo. Adesso io e Emma continuiamo su tutto il mobile, comprese le parti laterali, cercando sempre di congiungere, quindi lo spostiamo facendo sì che il disegno non sia mai interrotto ma segua sempre l'inizio. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella di tutto il reame? Allora, questo mobile è diventato ufficialmente un baule per quanto mi riguarda, perché la forma, il cospetto è quello. Adesso farò un decapè con la mia nuova levigatrice, spettacolare. Cosa notate di diverso? Non ha il filo, finalmente ho la levigatrice con la batteria. È una svolta, ragazzi, perché adesso sono in casa, sono nel mio laboratorio e quindi l'ho collegata con il tubo all'aspirapolvere. E si parlano, perché quando parte la levigatrice, dopo alcuni istanti, parte anche l'aspirapolvere. E già questa è una svolta se voi dovete carteggiare in casa. Ma se invece siete in esterno, nel parco, basta, questo tubo non ce l'avete, siete a posto, avete semplicemente la levigatrice con la batteria e siete a posto, niente cavi, potete carteggiare dove volete. Una svolta. Sono molto contenta di questa nuova. Allora, partiamo. L'impugnatura può anche essere modificata, basta che la giri. Tac, tac. Tac. E per noi che facciamo il decapè con la levigatrice è una cosa pazzesca. Ho messo sotto una carta 120, vediamo come va, vediamo se il decapè mi piace. Ricordiamo che sotto c'erano due mani materiche di Rocher, fatte con Rocher e polvere Magic Star. Ora antichizzo il piano e vediamo cosa viene fuori. Vediamo se parte. Partita! Se passo un pannettino potete vedere definitivamente l'effetto. Siete voi ora a decidere se enfatizzare o altro. Io non ho ancora finito, ci sarà ancora l'anticatura, però questo è un primo inizio. Quindi mi raccomando, lavorate bene le basi quando sono materiche, perché poi si vedranno tantissimo tutte le pennellate che avete steso in prima e seconda mano.
era di proteggere prima di anticare, perché ci sono ancora un sacco di tratti da mettere in rilievo grazie all'anticatura con le cere. Quindi velo di cera leggendaria, il pennello col cordino che uso sempre solo per la cera o le cose grasse, e proteggo tutta la superficie. Mi raccomando, sempre stesure eccelse, quindi orizzontale e verticale, per far sì che tutta la superficie sia completamente protetta, eh? Non dimenticate neanche un centimetro. Cosa ancora più importante nel momento in cui poi andremo ad anticare con la cera anticante. Guardate come cambia il colore del mobile nel momento in cui si va a passare la cera, si vivifica proprio. Quindi mi raccomando, una bella passata di cera su tutto il mobile e poi anticatura. È arrivato il momento di anticare e utilizzerò la cera liquida grigia e marrone. Marrone perché voglio principalmente un'anticatura classica, ma un pelino più fredda, e quindi la raffreddo con la cera grigia. Mi raccomando, appena le aprite dovete sempre girarle molto bene perché potrebbero un po' dividere. Le metto in questa scodellina vecchia in modo da avere la miscela a parte e non sporcare dentro i barattoli. E ora giro col pennello. Controllo se il mix che ho appena fatto mi piace. Mi piace perché ha un qualcosa di classico, ma anche un tono freddo che va a smorzare tantissimo. Ora vedrete perché non ho insistito particolarmente sul fregio, quello del decapè. Per due motivi principali. Uno, il fregio è chiaro, e anche grattando non sarebbe anticato come il mobile. Due, perché sapevo già che sarei andata ad anticare con la cera liquida. E ricordate, sempre il solito discorso, se non asportate la cera trasparente che c'è sotto massaggiando, avrete più tempo, quindi si asciuga un po' più lentamente. Se invece la massaggiate, mi raccomando, occhio, perché si asciuga più velocemente. Parto da qui e antichizzo tutto il mobile. Noi adesso vedremo insieme la prima parte di Antina, con il fregio, per questo motivo è stato coricato, il mobile, per farvi vedere ancora meglio da vicino che cosa ne viene fuori. E qua si metterà in, diciamo, ancora più in, a visione il fregio, le basi materiche che abbiamo fatto, l'anticatura, il tutto. Andiamo ad anticare anche su. Io lo stendo e poi sappiate che lo massaggio subito, quindi non vi preoccupate se vedete che vado a coprire troppo il mobile. Non dovete avere quest'ansia, mi raccomando. Togliete l'eccesso che va dentro i fregi, sicuramente. Andiamo fin qua, così la porticina sarà tutta quanta uguale, fatta nello stesso momento e anticata allo stesso modo. Ecco qua. Panno in microfibra, morbido morbido, andiamo ad asportare, partiamo dall'inizio dove c'è il fregio, ma lo lascio ancora un pochettino umido, tolgo solo quello che c'è in esterno, vado qua perché non voglio che dove c'è in questo momento il mio stencil così chiaro venga troppo anticato, quindi inizio ad asportare delicatamente nella parte più alta. E ora pian pianino continuo a rimuovere per strati. Ricordate che questa cera pian pianino asciuga e asciugando crea diverse proporzioni. Ricordate anche che se volete alleggerire ancora di più la cera anticante, perché vi siete sbagliati, ne avete messa troppa, non vi piace, vi basterà tenere vicino quella trasparente che farà da cancellino. Me la passi Emma. Se volete potete anche tenere sulla parte sotto, inferiore, un po' più di scuro. Grazie, posto.
qui la spalmiamo delicatamente, vedete, un pochetto. Lei ora vi aiuterà a eliminare alcune parti di cera anticante che sono un po' troppo evidenti, guardate. Questo è un passaggio che dovete fare senza stress, dovete sapere come comportarvi prima di iniziare questo passaggio e non lo dovete fare con ansia pensando di aver rovinato, di aver anticato troppo, di aver sporcato troppo. No, quando fate questo passaggio dovete essere molto sereni e capire come alleggerire o scurire a vostro piacimento. Vedete, io adesso posso ancora alleggerire di più e portare ancora di più fuori il colore di base, massaggiando delicatamente e ottenendo questa marezzatura tipica della cera anticante. Guardate come pian pianino, massaggiando, torna fuori. Prendiamo adesso una spugna abrasiva molto fine e vi faccio vedere come alleggerire ancora di più la cera liquida se per caso inizia ad asciugare troppo. Ecco qua, guardate, spugna a liscia superficie, delicatamente andate ancora di più ad alleggerire, quindi qua non avete nessun problema. Ricordate, guardate, se vi siete sbagliati e avete scurito troppo, delicatamente andrete di nuovo ad alleggerire la superficie. Anche qua, vedete, si può tranquillamente asportare sia col panno. E con la spugna abrasiva. Ora studiate bene tutti i vari passaggi e cercate di capire cosa vi piace di più e cosa vi piace di meno. Quanto anticare, quanto sporcare il mobile o quanto lasciarlo leggero, ma soprattutto questo video vi deve servire a capire come rimediare se avete fatto un passaggio che non vi piace al 100%, se volete semplicemente modificare quello che avete appena fatto, ok? Un altro trucco, non fate subito questo passaggio su un mobile a cui tenete particolarmente, fate un test prima su una piccola cornice dove magari è più facile lavorare, così prendete proprio dimestichezza con la tecnica della patinatura. Ora io continuo, lascerò un po' più di anticattura nella parte bassa, quindi ricontinuo a prendere e a stendere, vedete? La parte del fregio vado di nuovo ad alleggerirla un pochetto. Ecco qua, guardate, passando, la vado di nuovo ad alleggerire, nel frattempo si era asciugata, ma io sfregando lo riporto di nuovo fuori. Ecco qua, anche qui. E continuo, cercando di capire quanto voglio anticare il mio mobile. Che ne dite? Non è più un mobile, è un baule. Infatti ha delle forme, delle fattezze molto particolari. Adesso ve lo ambientiamo, io ed Emma, se Pina ci lascia perché oggi è particolarmente molesta, e vediamo che ambientazione dare a questo super romantico mobile che ora è un baule. Anche questo restyling è finito, ormai la fase di rito. Sono contenta di aver dato un'altra possibilità a questo mobile. Tutti lo guardavano e dicevano, ma proprio brutto. E invece no, perché a parer mio, questo bordo con le borchie e i piedini stondati avevano un perché. E sono proprio felice di aver contato su questa trasformazione romantica, perché non è un mobile che qualcuno avrebbe, diciamo, restylizzato in questa chiave romantica. Sono felicissima di questo nuovo stencil, perché darà un sacco di soddisfazione a tutte noi amanti dello stile vintage, dello stile romantico, abbinato anche ai toni dell'azzurro, del verde. È uno stencil che darà veramente tantissime soddisfazioni. Mi piace molto. Anche se non è più un mobile, ma è un baule a tutti gli effetti. Me lo vedo molto bene con un televisore appoggiato sopra, o magari un giradischi, o magari anche in cucina con dentro appunto i libri di cucina o del necessario. Perfetto all'altezza anche per farsi un caffè.
Quindi mi raccomando, i vecchi mobili, quelli più brutti, sono quelli che possono dare più soddisfazioni. Prendere un mobile bello per cambiare semplicemente il colore è troppo facile. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, se la chiave romantica che ho interpretato piace anche a voi. Pino lo apprezza molto. Al prossimo restyling. Ciao!